Nello zoo di 105. Amiamo. Quanto pagano d'ICI le piramidi egizie? No, non pagano d'ICI. Perché le ali degli aerei non hanno le piume? Vero, perché? È nato prima l'uomo? Prima l'uomo. O la gallina? Questo e molto altro ancora. L'uomo. Oggi, a mistero. Sono... Ieri ho ricevuto un pacco anonimo. Sì. Questo pacco conteneva qualcosa di incredibile. Immagino. E questa volta sono certo di avere nelle mani le inconfutabili prove che qualcuno sia riuscito a viaggiare nel tempo. Sì, proprio nel tempo. Qualcuno è stato capace non solo di andare indietro nel passato, ma anche di ritornare nel presente. Io ho le prove. E questa volta qualcuno dovrà darmi ragione. Andiamo! Adesso mi trovo nella sala d'attesa del Dipartimento di Fisica dell'Università di Roma. Fino ad oggi l'elite dei docenti universitari mi ha deriso. Forse per paura della verità, eh? No. Forse per mantenere saldo il potere della presunta conoscenza? Al fine di controllare le popolazioni mondiali? Sì. Ma adesso dovranno gettare via la maschera. Professor Baldracconi, sono Momo. E ho un video che deve assolutamente vedere. Vabbè, vediamo sto video. Però facciamo in fretta che dopo c'ho lezione. Ma tanto dopo quello che vedrà, la storia non sarà più la stessa. E dubito che farà lezione. Addirittura? Ma di che cosa si tratta? E in questo video si vedono chiaramente delle riprese che vengono dal passato. Beh? Ma di un passato in cui non erano ancora state inventate le macchine da presa. Che senso? Mi faccia vedere. Ecco qui, spingo play. Ecco, guardi. Patres! Qui ci sono le immagini dell'antica Roma. A 3 settimane da oggi. Qui ci sono i cavalli, i centurioni, i carri. Vi ritroverete soli. Qui c'è addirittura Cesare. Ma qualcuno deve aver viaggiato nel tempo e avrà fatto queste riprese. Einstein aveva ragione. Caro signore, come ha detto di chiamarsi? Allora, caro signore Agno, come te chiami? A parte che Einstein non parlava di viaggi nel passato, questo è un semplice documentario. Appunto, lo sapevo. Questo è un documento che documenta che qualcuno ha viaggiato nel tempo, documentandolo per giunta. Ma questo è un documentario, una ricostruzione video. Serve a spiegare come si viveva un tempo. Un documentario, no? Cioè, sono tutti attori e la città è costruita, vede, in 3D. Un documentario, dice? Una ricostruzione? Nessun viaggio nel tempo? Eh no, mi dispiace. Ci è rimasto male? Sì. Vabbè, io devo andare a fare lezione, eh. Mi stia bene. Portacci tua. Arrivederci. Ma anche no, eh. Vabbè, anche questa volta non avevo scoperto niente. Ma? E proprio mentre pensavo di dover smettere una volta per tutte, perché non c'è nessun mistero da svelare al mondo, il mio apparecchio elettronico che permette di ricevere radiazioni elettromagnetiche di frequenza compresa tra 0 e 300... E che cacchio è? La mia radio di casa. Insomma, quello stesso pomeriggio intercettai delle comunicazioni che venivano dallo spazio più profondo e che dimostravano che i viaggi interstellari erano una realtà. Agno! Ma perché nessuno lo sapeva? Perché era un segreto mondiale? Ascoltando la comunicazione lo capii. Nella corsa allo spazio erano arrivati prima gli omosessuali. Ovviamente ho qui con me le prove. Ho utilizzato un supporto fotografico a nastro magnetico che consta di un piccolo contenitore con due bobine che raccolgono il nastro su cui può essere registrato materiale sonoro. E che cacchio è? Un'audiocassetta. Ma vaffanculo, va. Ed ecco qui la prova della loro esistenza. Giornale del capitano, data astrale. Amiam, ma è Stargate. Lo hai intercettato anche tu. È un format dello Zoo di 105. La trasmissione deve andare anche tu. Un format?
ma è nell'angolo serio dello zoo. Ah, miam, è una minchiata, è una roba inventata per far ridere, recitata da attori, che poi quelle voci mi ricordano anche qualcuno, tra l'altro. E quindi è una ricostruzione audio del passato come i documentari? O sono cose che succedevano davvero nel passato? No, sono minchiate! Minchiate! Vabbè, io sono Amea Miammo e oggi finalmente ho scoperto qualcosa. Che sono affetto da un rallentamento cognitivo che sfocia in azioni ripetitive che non si basano sull'intelligenza. Cioè? Sono stupido. Sono scemo. Finalmente!